Giampiero Ventura, al microfono di Thomas Villa. Thomas. Giampiero Ventura, un Bari bello che ha tenuto testa all'Inter. C'è stato quell'episodio di Chivu che poi forse ha cambiato un po' la partita perché andava espulso. Come ha visto lei questa partita? È una partita che rappresenta un po' il campionato nostro, nel senso che oggi avevamo recuperato un po' di giocatori. È vero che ci mancano sempre i vari Barreto, che per noi è fondamentale in fase offensiva, perché chiaramente la qualità di Barreto non ci manca. Ci mancavano anche altri giocatori, ma avevamo di nuovo una squadra e quindi ce la siamo giocata come ce la siamo giocata 7 giorni fa, 10 giorni fa a Torino. E siamo usciti con il rammarico. Oggi fino al 90esimo credo che siamo stati in partita. L'Inter ha fatto un gol al primo tiro in porta, credo che non avesse fatto neanche un tiro sino a quel momento. Lo Cesare aveva fatto, mi sembra, una gran parata su Almiron, anche una gran parata su Gazzi. Però al di là di questo, rientra in quello che è il trend di questo momento, cioè gira male. Io ho fatto i complimenti a Romeo, che secondo me oggi ha arbitrato benissimo. Al di là dell'episodio di Chivu, che chiaramente non ha visto, perché se l'avesse visto penso che avremmo giocato 11 contro 10 e quindi sicuramente sarebbe stato un vantaggio gigantesco in questo momento per noi. Però al di là dell'episodio non visto, credo che abbia veramente, mi ha colpito, mi ha arbitrato con una personalità e una serenità assoluta, quindi gli ho fatto i complimenti diretti. Ventura, posso dirle che lei ha una classe immensa? E che non tutti sarebbero in grado di dire quello che dice lei dopo una sconfitta e una situazione come la sua. Posso permettermi di dire che è un uomo di gran classe?